Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli asimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale, ditegli: il maestro ti manda dire, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che intinte con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse: Ravì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alle 8 stasera avrà inizio la solenne liturgia penitenziale. E pertanto dobbiamo dare un po' di spazio. Ecco il tradimento di Giuda. Gesù è tradito dall'amico. Se fosse stato un altro a tradirmi, io l'avrei sopportato. Ma proprio tu, che mangi con me a tavola, dopo tu mi tradisci, ed è proprio il tradimento avviene di uno che sta a tavolo con Gesù. Lo aveva scelto insieme con gli altri apostoli, gli aveva affidato l'amministrazione del piccolo collegio apostolico, aveva riposto in lui, che era un politico, tanta speranza. Ma egli deluso perché Gesù non aveva attuato il piano che egli aveva proposto di diventare re, di salvare Israele, allora se lo liquida, se lo vende per 30 denari. Gesù tenta fino all'ultimo di salvarlo e lo chiama amico. Nulla da fare. Egli va dai sommi sacerdoti e gli fissano la somma del tradimento. Gli apostoli, quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, sono tutti costernati. Non sanno chi di loro è traditore. Giovanni domanda a Gesù. Gesù lo addita. Qui, dopo averlo additato, dice: colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, però guai a colui che lo tradisce, meglio per lui se non fosse mai nato. Anche Giuda domanda a Gesù: sono forse io? È l'ultima impudenza. E Gesù dice: tu l'hai detto.
E appena Gesù dice questa parola, Giuda esce ed è notte. Notte fuori, notte dentro il suo cuore. Ormai Satana, come dice Giovanni, è entrato nel suo cuore ed egli compie il decidio. Ecco il momento della tenebra, diceva Gesù, questa è l'ora della potenza della tenebra. Ci sono dei momenti nella storia dell'uomo in cui c'è l'apparente trionfo delle potenze della tenebra. E uno dei momenti è questo. La potenza delle tenebre miete tante vittime, tanti Giuda tradiscono Cristo. Ma il trionfo di Cristo avviene subito dopo, per 3 giorni. Egli, issato sulla croce, già ha sbaragliato la morte. E quando risusciterà, canterà vittoria. Dobbiamo avere fede in Cristo, anche nell'ora della tenebra. Dobbiamo essere fedeli a Lui, come Giovanni, come gli Apostoli, e seguirlo nella sicurezza che la vittoria è di Lui. Viviamo questi momenti di tribolazione con fede in Colui che ha vinto la morte e attraverso la croce ha debellato il peccato e il maligno da questo mondo.